A Faletto una giornata dedicata allo sport, qual è l'obiettivo di questa manifestazione? Ma l'obiettivo di questa manifestazione è innanzitutto far conoscere le attività che sono presenti nel territorio felettese e non solo, perché abbiamo più di 6 associazioni, tutte queste operano a Faletto perché hanno attività all'interno della palestra ed è una giornata aperta al pubblico perché vogliamo avvicinare la cittadinanza e tutte le persone anche dei paesi limitrofi a svolgere un'attività che voglia essere conviviale, che stimoli la convivialità fra le persone, la condivisione di qualcosa di bello, no? Che è lo sport alla fine. Quindi i ragazzi possono provare gli sport? I ragazzi possono provare gli sport, tutti quelli che entrano possono provare gli sport con le diverse associazioni, c'è un torneo di rigori, c'è la possibilità di giocare a volley, c'è la Federazione Italiana di Calcio Balilla che ha sede a Faletto e che oggi ha portato 2 calcetti da 7 con cui si potrà fare un torneo e quindi speriamo che ci sia una partecipazione. Ora è un po' presto, abbiamo già raggiunto oltre 50 persone presenti in questo momento, però contiamo di elevare questo numero nell'arco della giornata, insomma. Prossime iniziative in programma? Ma sicuramente a settembre ci saranno degli appuntamenti, degli eventi per la festa patronale di San Vittorio, quindi oggi è un po' anche una giornata per dare il benvenuto all'estate, per fortuna il sole ci sta graziando e poi ci ritroveremo a settembre con altre attività legate alla festa patronale, appunto.